Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono, col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recati al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di avere avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno ormai è al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero, il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Quello che questo sconosciuto vuole fare con i due di Emmaus è quello di dargli una chiave di lettura per interpretare ciò che è avvenuto al profeta potente in parole e in opere, ma crocifisso dalle autorità. La chiave di lettura che lui prende dalle scritture: non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? Il relato che questi due discepoli diretti a Emmaus avevano fatto allo sconosciuto riguardava appunto questi fatti: il profeta crocifisso dalle autorità, l'assurdità di quello che avevano detto le donne che avevano trovato il sepolcro vuoto, e appunto il sepolcro vuoto che getta una ombra su tutta questa vicenda. Questa chiave di lettura viene presa dalla vicenda del popolo di Israele, da Abramo
che impotente per la sua età aveva concepito attraverso Sara, sua moglie, un figlio della promessa, al popolo che è passato per il Mar Rosso, liberato dalla schiavitù dell'Egitto, fino ai profeti che sono sempre stati rifiutati dal popolo di Israele, c'è sempre stato un modo di agire di Dio, che è quello di inviare i suoi profeti, di inviare i suoi uomini di Dio e confermarli dopo il rifiuto che avevano ricevuto dallo stesso popolo. Questa dialettica ha sempre vissuto il popolo di Dio. Questa dialettica ha sempre vissuto la parola del Signore. Perché non doveva accadere anche questa volta con Gesù di Nazaret? Questa è la chiave di lettura che questi apostoli ricevono. Doveva accadere, bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Quale dei profeti non aveva sofferto questo? Quale dei profeti non era stato rifiutato? Perché non doveva accadere anche a Gesù di Nazaret? È la parola di Dio che si scontra con la durezza del cuore dell'uomo. Le cose non vanno mai lisce per chi annuncia la parola del Signore. E il cuore dei due diretti a Emmaus si scalda, si arde, perché è qualcosa che il cuore ha veramente bisogno di sentire. È un altro cibo, un cibo solido per persone adulte. Non interessa più una idea di superuomo che sì, passa attraverso tante vicissitudini, ma alla fine vince sempre con i suoi superpoteri. Non è più il tempo degli dèi che non soffrono quello che soffre l'uomo. È il tempo di una nuova dottrina, una dottrina che ci parli di un Dio che condivide la sofferenza dell'uomo. Questo scalda il cuore dei due di Emmaus. E scalda anche il nostro cuore. È di questo che abbiamo bisogno, del Dio umile, del Dio povero, che è come noi, condivide la nostra storia, la nostra vita. E quando appunto anche noi ci troviamo di fronte a questo mondo, alle sue tragedie, quando ci troviamo di fronte al fatto che la parola di Dio trova sempre una società avversa, noi sentiamo che abbiamo la chiave di lettura per interpretare tutto questo. Abbiamo la chiave di lettura dell'amore di Dio che alla fine vince sempre, che ha l'ultima parola l'amore del Signore, la parola del Signore che vince la durezza del cuore dell'uomo. E quando questa parola si fa presente in mezzo ai due apostoli, quando questa parola è stata recepita, non ha più bisogno di essere vista. Gesù scompare allo spezzare del pane davanti a loro, perché ormai questa parola è dentro di loro, questa parola è dentro me che parlo, è dentro te che ascolti, è in mezzo a noi, è dappertutto.